Laudato sia il Signore, con tutte le tue creature spezzate, solo durante sole, lo guardo io, e da lui di noi per lui, è bello, è radiante un grande splendore, a te, Altissimo, porta significazione. Laudato sia il Signore, verso la luna e le stelle, in cielo l'hai formato. Laudato sia il Signore verso l'alto, la quale è molto umile e preziosa. Laudato sia il Signore per creare il fuoco, per lo quale dal lume della notte è bello, è Dio puro, è tutto gustoso e tu forte. Laudato sia il Signore verso la nostra madre terra, la quale è sofferta. Laudato sia il Signore per quelli che perdonano per il tuo amore e sostengono infermità e tribolazione. Creato quello che si verrà in pace, che da te, Altissimo, si l'hanno amati. Laudato e benedicete il Signore e ringraziate e serviate con grande umiltà. Vorrei dirvi brevemente come è nata l'idea di vederci questa sera e del titolo che abbiamo dato all'iniziativa, Andare verso le periferie. Noi viviamo alla periferia della città, nella 167B, tra le case popolari, dove forte si fa sentire, purtroppo, il morso della disoccupazione e delle tante problematiche sociali. Seguendo l'invito di Papa Francesco ad andare verso le periferie del mondo, non solo quelle geografiche, ma soprattutto quelle esistenziali, vogliamo con tutte le nostre forze amare questo nostro quartiere e aiutarlo a crescere, ad inserirsi pienamente nella città. Vogliamo far capire alla nostra gente che anche attraverso il gusto del bello, attraverso l'arte, si diventa più uomini, più fratelli. Siamo sicuri, come diceva il principe Mishkin nell'Iliota di Dostoevskij, che la bellezza salverà il mondo. Ed eccoci a oggi. Questa nostra chiesa è un esempio di bellezza artistica. L'ha voluta la Conferenza Episcopale Italiana e con i fondi dell'8 per 1000 e il forte sostegno della nostra diocesi abbiamo questo bel complesso parrocchiale che prima ha un filmato di 12 minuti e poi lo stesso progettista ci illustrerà. Purtroppo la Chiesa è poco conosciuta e poco apprezzata. Forse è un po' meno apprezzata delle belle chiese barocche che caratterizzano il centro storico di Lecce. Il nostro progetto e il nostro impegno è quello di dare il giusto riconoscimento ad un'opera che appartiene all'architettura contemporanea, ma soprattutto a tutta la città di Lecce. Oggi partecipiamo a questa tavola rotonda e domani inaugureremo una mostra d'arte sacra nel Salone. Grazie e buona visita. All'inizio del Novecento l'arte ha abbandonato la rappresentazione della realtà. Cioè le avanguardie hanno detto che la realtà rappresenta la fotografia, noi rappresentiamo altro, rappresentiamo ciò che non si vede, non quello che si vede. Per quanto riguarda ad esempio il rapporto fra arte moderna e contemporanea e ideazione e costruzione degli edifici sacri, c'è stato ovviamente una specie di scollamento per cui i fedeli hanno visto a un certo punto sparire il corredo iconografico che per secoli aveva veicolato i contenuti più diretti della religione, finalmente dal punto di vista della ricezione di questa simbolica da parte del popolo.
mentre gli intellettuali hanno capito questo passaggio dalla realtà all'astrazione, la gente comune ha avuto difficoltà a capire cosa succedeva quando improvvisamente tutto quello che era apparato, diciamo, anche retorico, inventato soprattutto in età barocca, è sparito. Quindi sono sparite dalle chiese moderne le statue, sono sparite le cruci semicomprensibili, sono spariti gli affreschi, è sparita tutta l'iconografia tradizionale. Pensiamo, non so, alle grandi chiese del più grande costruttore di chiese del Novecento, il tedesco Rudolf Schwarz, ispirato da un teologo, diciamo, tedesco ma di origine italiana come Romano Guardini. Ecco, le chiese di Schwarz sono più belle del secolo scorso e anche oggi non sono state superate. Sono dei grandi volumi dove quello che parla, in qualche modo, come anche nella chiesa che abbiamo voluto fare, è la luce che parla. Cioè scompare tutto l'apparato illustrativo, proprio perché è ritenuto illustrativo e quindi aggiunto, quasi una forma, potremmo dire, di volgarizzazione dei contenuti liturgici. E quello che appare è la forma architettonica e la luce che la investe, quindi alla spiritualità della luce, che è la cosa più vicina a Dio che io conosco, per esempio. Quando io penso a Dio, penso alla luce, è una luce. Quindi, diciamo, la Chiesa nel 100, pensiamo alle Corbusier con la Chiesa di Rochamps, pensiamo appunto ai Piedi Schwarz, pensiamo alle cappelle di Mies van der Rohe, si è resa, diciamo, si è interiorizzata l'architettura della Chiesa, è diventata qualcosa di che voleva subito inserire il fedele in una tensione di ricerca verso l'assoluto, facendo almeno di quello che era appunto, che prima invece c'era. Ovviamente non è possibile essere così duri, quindi, diciamo, anche gli architetti piano piano sono andati conto che devono fare un piccolo passo indietro e reintrodurre una serie di elementi, potremmo dire, narrativi, in modo tale che il senso della liturgia fosse più comprensibile. Anche perché è nato poi negli ultimi 30 anni, 40, un grande movimento liturgico, per cui quella che era la liturgia intesa come puro rito diventato preconvenzionale è stata riscoperta nella sua verità. Cioè la liturgia non è un apparato di convenzioni che governa il rito, ma è la sostanza stessa di quello che avviene durante la messa. Cioè, quindi è la verità prima di ciò che accade. Quindi non è un fatto formale, per virgolette, ma un fatto assolutamente sostanziale. E quindi la riscoperta di questa verità della dimensione liturgica, in cui si riassume poi il significato dell'edificio sacro, ha portato anche a dover reintrodurre parzialmente almeno alcuni elementi più facilmente comunicabili. Se ci pensiamo bene, anche la chiesa di San Giovanni Battista di Lecce, con le opere di Mimmo Paladino, con le opere di Armando Marlò, ha fatto questo tentativo. Mi dicono che la gente capisce poco la statua di San Giovanni, però ci vuole tempo, perché questa chiesa è stata finita credo nel 2005-2006, sono passati 7-8 anni e la gente piano piano comincia a interiorizzare questa immagine, che ha una sua identità, una sua potenza, è anche una grande opera d'arte, e sono sicuro che alla fine, come è successo con tante rappresentazioni sacre, diciamo, scultore e pittoriche, pensiamo a come è stato versato per un secolo e mezzo il giudizio universale di Michelangelo. Addirittura qualcuno pensava di biaccarlo, di demolirlo. Poi si è capito che è una delle grandi opere che ci riconducono diciamo, alle cose ultime della nostra vita, del nostro destino. E quindi anche queste opere fanno un certo percorso per entrare nel cuore, nella mente, soprattutto nello spirito dei fedeli. Così come i fedeli devono fare un certo sforzo per entrare, capire perché io ho messo l'ingresso fuori, cioè l'ingresso è estruso, no? Proprio perché volevamo segnalare con l'aura Termes il momento di passaggio dall'esterno all'interno, che non poteva essere improvvisamente una porta, perché era troppo veloce, invece quella decantazione dall'esterno dentro questo spazio pubblico più o meno, in cui tra l'altro le due ante delle antiche porte in legno del Duomo raccontano la continuità con la città storica. È come se quelle fossero le porte del Duomo, sono ancora spalancate ai fedeli del quartiere
stadio, e quindi c'è questo momento che prepara all'ingresso all'interno di questo spazio quadrato. Cosa abbiamo fatto? Abbiamo spostato con i pilastri, la gente non se ne accorge, perché chi non è architetto non lo vede, non sono disposti secondo un quadrato, sono aperti, perché la prospettiva fa in modo che l'altare venga verso i doppi. Quando siete, diciamo, la gente non se ne accorge, perché gli architetti, diciamo, ci lavorano. È la stessa soluzione che Michelangelo ha adottato per la piazza del Campidoglio, che c'è due edifici, diciamo, divergenti, in modo tale che il palazzo del Campidoglio, quando si sale, viene verso chi sta entrando. Quindi c'è proprio un movimento virtuale dell'architettura per cui noi perdiamo, diciamo, la visione corretta, diciamo, del quadrato, mettiamo una visione rappresentativa in cui questi quattro piatti sono appunto simboli degli evangelisti, diciamo, in qualche modo rendono più ampio lo spazio, ma anche più capace di accoglierci. Poi c'è la luce, non so se qualcuno ha notato, ma secondo me l'hanno notato tutti, anche se non se ne rendono conto. Abbiamo costruito un pezzo di luce che non muta mai, che è la luce del carrozziere che sta sopra l'altare, che poi accoglierà, diciamo, il crocifisso sospeso nell'aria quando sarà restaurato, che è fatto in modo tale che non c'è variazione, che è una specie di luce eterna che sta sempre lì con la stessa intensità e che rappresenta, rispetto alla luce atmosferica normale, che lui è una luce di tipo diverso, che è appunto la luce dello spirito che dovrebbe, come dire, portarci verso una condizione superiore. Quindi questo è soprattutto una serie. E poi, per esempio, è una chiesa, anzi io consiglio al parroco, se qualcuno vuole farlo, qualche fedele, di fare il giro della chiesa, che è un edificio che si può percorrere. C'è una scala, si sale sopra, ci si affaccia nella sala, si va in uno spazio che sta tra la sagrestia e la cappella feriale, che è una specie di stanza a cielo aperto, molto intensa, poi si percorre ancora, si sale su un ponticello, si va sul tetto delle aule, si gira e c'è questa terrazza meravigliosa sul quartiere, che è bello percorrere, poi è uno spazio molto simile, e si scende per la scala che poi serve la cronica. Quindi è un edificio percorribile a livello di piano terra, ma a livello anche di coperture. È la famosa, la chiamava così, Le Corbusier, uno dei grandi architetti del Novecento, uno degli inventori del Piano Terra, una promenata architetturale, una passeggiata architettonica, che ha un andamento, come dire, discorsivo, narrativo. Io camminando per questo edificio, in qualche modo lo vedo come sorgere, perché camminando lo faccio vivere, lo faccio nascere. E poi c'è in fondo quell'ortus conclusus, che è un momento di decantazione, anche lì di raccoglimento. Adesso le piante sono state, diciamo, messe da poco, ma fra 5-6 anni gli olivi eccetera creano un ambiente intenso, no? Che sarà, diciamo, bello vedere, proprio perché la luce gioca con questi muri, crea dei volumi d'ombra e crea quindi una tensione spaziale che secondo me sarà apprezzata. Il parroco mi diceva prima, quando sono arrivato, che lui dà un po' fastidio di stare per l'abbacinante bianco del grande piazzale qui. Beh, io dico, noi ci siamo ispirati all'architettura salentina, che è fatta di muri chiari, che raccolgono i verbi, rilanciano la luce e creano volumi d'ombra che sono quasi fisici, quasi si toccano. E questo senso c'è ancora questa piazza interna che io abbiamo immaginato con la Laura, appunto, che si riempisse di ragazzini che giocano, oppure che si mettono loro e guardano, perché a volte lo spazio va anche guardato. Adesso lo spazio non è architettura, non è soltanto utilitario, non è mai un vuoto che io devo usare, una super, è anche qualcosa che si guarda. E questo sono contrario quando molti sacerdoti, lei non tanto, devo dire, perché conosco, hanno bisogno di robarmi, ci devono mettere le nuvole, le ciotole con il verde, e lo spazio è bello per quello che è. La piazza del Duomo, per esempio, di Lecce, è un vano straordinario, bellissimo, quella pavimentazione, proprio perché i volumi dialogano, i piedi dialogano un vuoto con un mistero che è il mistero della musica. C'è una musicalità, noi abbiamo messo, diciamo, dentro questo progetto tutto un ragionamento proporzionale, per cui uno non se ne accorge, perché poi le cose non devono essere, però quando guarda un muro in realtà la mente calcola che quel muro è ben fatto, perché ha tutta la modularità per le misure, come dire, si chiamano e si rispondono. C'è
tutta la chiesa è impostata su un modulo di 3 metri, per cui tutte le cose si corrispondono attraverso un proporzionamento che le unisce profondamente, in modo spirituale. Poi è chiaro che, essendo l'architettura moderna e essendo il pubblico molto spesso, diciamo, abituato ad apprezzare più l'antico che il moderno, devi fare un certo percorso di avvicinamento. Ma noi, quando abbiamo pensato a questa chiesa, abbiamo anche pensato all'architettura del passato. Invece abbiamo messo il canone di Bietti, ricorda l'abside, i 4 pilastri determinano 2 navate virtuali. Quindi in realtà questa chiesa che è quadrata dovrebbe essere anche pensata come chiesa 3 navate. Quindi c'è, dentro questo progetto c'è anche una riflessione sulla tradizione, che però non viene esplicitata, non diventa rifacimento di ciò che è stato, ma diventa memoria di ciò che è stato. Quindi suggerisce una continuità con quelle che sono state le chiese che noi abbiamo visto, che vediamo dentro il centro storico. Però vuole anche dire che è stato anche molto presente, chiudo, per noi l'enorme valore sociale che ha un complesso parrocchiale. In periferie urbane, non soltanto a Lecce, devo dire che Roma, per esempio Roma, nessuno lo sa, ma se a Roma non ci fossero circa 300 parrocchie, che innervano la periferia, tutta la città, soprattutto la periferia, Roma sarebbe un inferno. Cioè ciò che tiene Roma in qualche modo all'interno di una città che vive con tutti i problemi è proprio il presidio sociale esercitato da 300 parrocchie. In alcuni quartieri solo le parrocchie sono l'antemurale all'odio, alla disgregazione, al degrado. Ecco, quindi io che sono, come dire, spesso fortemente credere, ma anche fortemente nei dubbi, e certe volte sono critico come molti rispetto alle politiche della Chiesa, riconosco però che questo ruolo della Chiesa attraverso le parrocchie è nel territorio fondamentale, perché attraverso la coesione sociale che riesce a produrre fa entrare anche nella mente, nel cuore degli esseri umani qualcosa di superiore. E quindi quando abbiamo pensato a questo centro parrocchiale abbiamo pensato proprio a dare una risposta in un quartiere abbastanza difficile, non come descrivono, credo, ma abbastanza difficile. Questo può diventare sempre di più un punto di riferimento essenziale, sia dal punto di vista, diciamo, sociale, sia dal punto di vista che dal sociale passa a valori più importanti, che sono i valori dei singoli, la persona, e il percorso della persona verso la dimensione dello spirito, senza la quale, secondo me, la vita non vale la pena di essere vissuta se non ci fosse questo orizzonte. Qui non ci sono piazze, abbiamo pensato bene, questo spazio raccolto così può diventare la piazza che non c'è, un posto protetto, sicuro, piacevole, appunto proporzionato, dove la luce gioca un ruolo importante, pensiamo ai ragazzi, alle persone comunque che ci vengono. Quindi la dimensione sociale è stata uno dei cardini del nostro progetto. Credo che qui adesso io mi sono riconciliato con questa chiesa, è bella. Adesso posso dire, ha un suo linguaggio, ha un suo fascino, però bisogna aiutare, parroco, bisogna aiutare l'assemblea, ecco, a capire. A volte è importante che ci siano, ecco, di queste catechesi liturgiche, ecco, che diventano anche più comprensibili, perché partono da qualcosa che la comunità, l'assemblea ha davanti, e quindi allora diventa molto più facile la partecipazione, perché è importante, lo sapete. Quindi veramente grazie per questo che ho visto, per quello che avete realizzato. Qui ci siete gli artefici, tipo, quante fatiche, quanti problemi, quante lotte. Io lo so, perché sono da 25 anni che faccio il vescovo, e da 25 anni bisogna fare i conti con gli artefici, con i parroci, con gli artisti, i progettisti, con la CEI, è una fatica enorme. Alla fine però, quando si arriva a risultati del genere, ben vengono anche questa incapacità a volte di entrare nel dialogo in modo immediato, quindi sono i vari tempi da rispettare, perché bisogna convincersi. Comunque, grazie. Questa è una città nella quale il rapporto tra la Chiesa
intesa proprio come struttura organizzativa, e l'amministrazione è stato molto stretto. Nei quartieri, diciamo, periferici, spesso in questa parte della città in modo particolare, la chiesa è arrivata prima dei servizi della città. E in una città nella quale, lo dico senza che gli architetti qui in sala se ne abbiano a mano, dove forse l'architettura moderna non è stata sicuramente all'altezza di quella, diciamo, del passato, sugli interventi di tipo ecclesiastico ci sono stati invece dei segnali importanti. Questo è uno di questi. Quali sono i difetti della periferia, in sostanza? I difetti della periferia sono tre: isolamento. Di ghetti urbani, cioè sono zone che, voi pensate, il Bronx a New York, perché è diventato quell'inferno che è stato per 30 anni, 40 anni? Perché Robert Moses, un grande, diciamo, imprenditore pubblico di infrastrutture, fece passare in mezzo a una strada. Un pezzo del Bronx si ritrova come un organo separato dagli altri, è andato in cancrena, quindi è una cosa sbagliata. Quindi l'isolamento è il primo problema. La periferia è fatta di blocchi, di isole che non comunicano. Quindi la gente, come dire, non ha la possibilità di scambiare, non ha la possibilità di vivere attraverso il confronto con gli altri, anche un confronto conflittuale. Cioè, in qualche modo tutto rimane dentro e quindi diventa una sorta di autoreferenzialità malata che non permette alla gente di evolvere. Quindi l'isolamento, la monofuncionalità. Parla, si è parlato, non si usa la letteratura di città dormitorio, è vero, al massimo si trova qualche scuola, si trova la chiesa, che è un unico presidio, come dicevo, ma per esempio mancano per i giovani, mancano le mediatese, mancano anche i luoghi di investimento seri, né però può essere un'alternativa questo edonismo diffusissimo in tutte le città del mondo oggi, a mio avviso fastidiosissimo, per cui quello che conta è soltanto la cura del corpo. Correre, andare in bicicletta, passeggiare, perché bisogna avere un corpo bellissimo, mediatico, eccetera, eccetera. No, l'essere umano ha altre esigenze, secondo me, bisogna puntare sulla cultura, per esempio, ovviamente non tanto sul corpo, sulla cultura proprio della mente, dove anche poi, come ricordato per tanti interventi, se c'è il mezzo sano il corpo sano, ma ancora meglio, però ci deve essere la mente, se non ce la mente, tutto ciò appunto diventa etonismo. Quindi isolamento, monofunzionale, e soprattutto la cosa che distrugge le nostre periferie è la mancanza di qualità architettonica, ad esempio l'inesistenza dello spazio pubblico. Se non c'è lo spazio pubblico come un'entità misurata, se io non so dove sono, se dove abito non ci sono confini precisi che mi identificano, io abito lì perché abitando incontro una serie di relazioni del passaggio, di passaggio dallo spazio pubblico allo spazio privato attraverso una serie graduale che mi permette anche un'osmosi con gli altri, io divento una persona asociale. E le cose che mi viene purtroppo questa tessitura spaziale complessa, questa qualità non ce l'hanno, sono diversi autonomi, infatti come aggiunte, per addizioni, no? Non hanno un'organicità, ce l'hanno avuti i quartieri popolari per quindicina d'anni, subito dopo la guerra, nel periodo del neorealismo. Poi con il 167 fu fatto un errore storico, non tanto dalla cultura urbanistica, che poi sono gli urbanisti e gli architetti che vengono massacrati direttamente dal pubblico, ma non è colpa loro, è colpa dei legislatori. Le 167 sono concentrazioni troppo grandi, per cui non è possibile istituire dentro gerarchie, sono poi mono come dire, classe. Cioè non ci sono, insomma, la città storica perché era bella? Perché accanto c'era il palazzo del Signore, c'era la bottega del Maniscalco, del Bragnani, c'era la chiesa, c'era l'ospizio, c'era il convento, c'era, diciamo, una caserma, c'era tutta la complessità vivente della città, mentre la modernità ha scelto lo zoni, per cui c'è il quartiere operaio, le fabbriche, poi c'è il quartiere piccolo borghese, quello del quartiere dei poveri, insomma, una cosa che dobbiamo superare. Quindi isolamento, monofunzionalità, anonimato. Bisogna restituire alla città
una relazione tra le parti che non sia più soggetta alle divisioni ideologiche che hanno attraversato tutto il Novecento, che sono l'opposizione centro-periferia, che sono l'opposizione città-campagna, che sono l'opposizione tessuto-monumento. Per esempio, nelle periferie ne abbiamo solo case. È possibile che una città sia tale se il 99% sono case e l'1% è un'altra cosa? No, non va bene. Le case possono essere il 60% e il 40% deve essere altre cose. E qui incontriamo il grande problema, l'assessore che sarà d'accordo con me, della rigenerazione urbana. Cioè la città deve rinascere. Che significa rigenerazione? Prima si parlava di riqualificazione, che significa immettere qualità nella città dove non c'è. Rigenerazione è qualcosa di più profondo. Alla città si chiede, le amministrazioni chiedono di trovare in se stessa le energie per ricostruirsi senza, però, come dire, distruggersi, senza, cioè, legge moderna, che è fatta di legge antica e di legge contemporanea, non può essere rifatta, è quello che è. Può rigenerarsi all'interno, quindi dobbiamo trovare le modalità attraverso le quali non si rammenda, ma si ricostruisce un tessuto urbano e sociale, perché le possibilità ci sono. Più che altro c'è una specie di discordia tra diversi registri che vanno lì del come un orologio, l'hanno rimesso assieme, con l'orologio antico, con le rotelle che dovevano lavorare concordemente, armonicamente. Ecco, bisogna rimettere assieme i meccanismi urbani chiedendo alla città di fare uno sforzo al proprio interno per descriversi completamente. Allora, per il ruolo della rinaturalizzazione, giustamente diceva percorsi verdi, cioè, ma non dal punto di vista tutto esterizzante. E quindi secondo me questo sforzo che dobbiamo chiedere alla città di rigenerarsi dal proprio interno comporta tutta una serie di progetti attenti e soprattutto un accordo nuovo, un patto nuovo tra cittadini e amministrazione. Cioè i cittadini devono sapere che queste cose hanno un costo, che non è tanto un costo economico, ma un costo poi di abitudini che devono cambiare, di modi di vivere, eccetera, di valori che devono cambiare. Noi diciamo sempre, quasi tutti dicono la periferia è brutta. No, la periferia è brutta perché non c'è manutenzione, perché non è finita, cordiale. Perché ha fallito la casa di uno più? Perché le strutture pubbliche di servizio, e Mario Fiorentino, che è stato mio collega universitario, mio amico, aveva previsto, non sono mai state fatte. E l'ACP ha permesso che gli spazi destinati alle attività comuni fossero, diciamo, privatizzati da abusivi che si sono fatti le case per conto loro, dove non esistono sale di riunioni, servizi, era una città diversa, una città molto pilota, tutta quella parte pubblica. Quindi tutto ciò che era pubblico è stato eliminato. E quindi da qui quello che potete immaginare. Quindi secondo me le periferie non vanno viste per loro natura negativamente. Sono diventate così perché le cose non sono state fatte come bisognava fare. E allora le amministrazioni devono rientrare dentro questi territori, restituire alla comunità come territorio in grado di rigenerarsi. Questo lo dobbiamo sapere, no? E quindi questo è un lavoro, io penso che lei ci abbia tutte le risorse, guarda, per arrivarci, perché è talmente bella la città, talmente forte ancora la presenza della città, dei cittadini, che il modello è lì, non è che bisogna guardare, non so, la line di Rio, che abbiamo una città stupenda, basta portare un po' di questa bellezza dove dovrebbe esserci. Questo si può fare nella città reale, non in un'altra inventata. Oggi c'è il video della smart city, come se la città fisica fosse duplicata in una città virtuale intelligente. No, la città è sempre quella. Sempre ecco, nella città concreta noi abbiamo la possibilità e il dovere di realizzare un sogno, che è quello che le proprietà siano più belle, perché tutti l'abbiamo pensato bene. Io penso, ma i ragazzini che vivono qui, ma che pensano di essere esclusi dal mondo? Nella mente, quello è una. Io da piccolo abitavo in un quartiere tremendo di Roma. E che diciamo Pasolini scoprì dopo, io c'è andato in perché dopo mi ero andato in un altro quartiere tremendo. Ebbene, non posso dire che quel quartiere tremendo mi abbia rovinato. Quando penso a quel quartiere, il Quadrato,
e partire, come dire, integralmente pasoliniano, provo un senso di riconoscersi in me stesso perché l'ho trovato bello. E so come può diventare bello perché da piccolo l'ho trovato bello. Quindi non possiamo dire che abita le mie vie che sono degradate e degradate, sarebbe un errore tremendo. E credo che bisogna muoversi in questa direzione, che le cose si possono fare, basta accettare il fatto che la città l'abbiamo costruita ed è quella, ma che questa vuota proprio no? Trovare nuove ragioni di vita per la propria rivoluzione. That's why I know.